Ciao, che cosa sono i vents? Beh, i vents sono questi. E a cosa servono i vents? I vents vanno messi sopra il polso, incastrati sulla manica, e servono a far passare l'aria e donarti maggiore frescura durante le torride giornate estive. Si possono acquistare online sul sito vents-range.com e costano poco più di 18 euro. Lo sai che sono curioso come una scimmia? Potevo forse non ordinarli? Certo che no. Pieno di speranze li ho portati con me durante tutta la stagione estiva, Vietnam, Sardegna, Austria, e ho avuto la dimostrazione empirica di ciò che supponevo, ovvero che non servono a una mazza. Sul sito del produttore viene dichiarato un rinfrescamento globale del 25%, ma il 25% rispetto a cosa? Al di là delle dichiarazioni del produttore, mi sembravano un oggetto curioso da testare, da provare, e quindi farò ora qui davanti a te, live, una prova empirica. Abbiamo i vents, abbiamo una maglietta leggera che dovrebbe far notare il passaggio dell'aria e soprattutto abbiamo un phone funzionante. I vents si indossano così, si infilano nella manica e il bordo della giacca, fai finta che questa maglietta sia la tua giacca da moto, la giacca va infilata in questa clip, comoda e pratica. Ok, ho indossato il vents, abbiamo il phone. Devo riconoscere che un po' di passaggio d'aria si sente sul braccio, Vorrei vedere, ho un phone sparato. Il problema è che quando guidi la moto non sei così, ma sei così. Quindi l'aria. Al di là del test, credo che qualche piccolo beneficio lo possano dare, soprattutto chi ha una guida più sportiva, caricata in avanti, e magari indossa una giacca di pelle abbastanza stretta, mentre chi ha un'impostazione di guida più turistica li troverà senz'altro inefficaci, perché si tende ad avere il polso piegato, ad ostacolare l'aria, e in più si ha spesso dei paramani che bloccano il flusso dell'aria. Al di là di questo, la rottura di palle di dover ogni volta incastrare questa clip sul bordo della giacca ti farà passare la voglia di sentire uno spiffero d'aria. Inoltre, la gomma con cui è fatto questo vents dà parecchio fastidio a contatto con i peli di noi maschietti, quindi per me sono assolutamente bocciati. E tu, quale accessorio hai bocciato negli ultimi tempi? Scrivilo nei commenti. Nel frattempo, mi raccomando, non dimenticarti mai, dai gas, ma responsabilmente. Ci vediamo alla prossima. Ciao!